Ogni volta che attivo mi dà così, vero? O solo perché cambia forma? Ok, ogni volta che attivo. Fammi regalà. Ok, la winning in 6 secondi. Decise però di notte. Ma tu che ne sai Sbedogno dei Texcir sogni? X10. Ma tu che ne sai dei sogni? Madonna Sarus, che compagnia c'hai? It's time to call them out, non credi? The fucking bitches, suck my cock! What you doing, brother? Mattizza, sto pensando se possiamo fare. Facciamo Frozen Heart primo item proprio. Non lo so. No, XP piano meglio, grazie. Appendi e fatti un favore. Affanculo a me. Ah, ok, Gabriel. Sarus, capito? Ciao Gianluigi, tutto bene? Tu che dici? Porca troia. Ma vado a giocare sti campioni, vedi perché? Non so gioco, cioè non ho idea di come fare, cioè non so quando devo pushare, cioè quando devo pushare tanto il campione nemico. Poi ne voglio detestare cose, vedi. Regaliamo, andremo max 6 adesso immagino, e poi Q. Dopo come terzo item farò Demonic, sì. Do la colpa a voi perché Marciapiede mi ha fatto piccare Udyr. Dì che era colpa. Là che già lui. Non Dia, marcia. grazie per il sub e benvenuto alle cagne di cane. Grazie al supporto, 25esimo, benvenuto cane cane, marcia, 74, welcome back. benvenuto nelle cagne di cane. Sono Dici, passati conviene 3 non prendere, la minuti. possiamo, ma siamo Ecco sulla a che ti RW, si vuole ci può bene sta. minore di 3. È matto. Buono. Goloso. Attenzione. Non posso andare. Regallo. Ho messo un po' di merda, però dobbiamo regalare qua. Non posso venire, sorry. Prossima volta ganki top. Pezzo di merda. Vedrai. Vediamo, fatti la tier. Dici che. Ma che cosa buildo poi con la tier, però? Scusa, bro. La buildo a fine a se stessa? Perché ci sto a pensare di fare la tier. Ma tanto vorrei fare Frozen Heart. Per il Fibul Winter? Ciao Phil, anche a te buona domenica. Ok.
Prima volta che lo giochiamo, mate. Non ho idea neanch'io com'è. Rogan, sicuramente l'abbiamo visto in jungle qualche volta e è stato veramente forte. Ok. 5 HP da full build. Tutti qua. Tutti alla compagnia allegra. Quando usi la R dopo che tiri due auto puoi già attivare la PV che ha l'autotono che continua a bornare. Ok. Sensato. Quello è il meglio. Sinceramente non so. Credo che comunque la topside per avere healing sia molto meglio. Io non voglio ward, mate. A me stavo concentrando sul campione più che altro. Lasciamo che prendere aria. Stavo costando un po' sul campione. Weapons are for the weak. Calimito, io sto udir, lo vedo bene in generale. Lo uso jungle, ma vedo che altri jungle sono più broken. Bro. Non giocare altri jungle. Cioè, gioco questo, allora non gioco altri jungle, no? Pensi che non sia broken, non gioca altri jungler. Mica devo puntare una pistola che dice che forse dir no. Pensa che danni ho. What the fuck? Niente. Dio cane. Oh, porco dici, ogni volta è sempre la stessa storia, questi cazzo dei jungler. Teoria che manco topside basta, però. Il drago non c'è. Era pelo pelo pelo, mate. Pelo 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 era il muro. E per forza, raga, tocca. Ma il fatto è che io posso permettermi di overextend in sto matchup. Vorrei avere che il jungle facesse pressione per farmelo extend, quello mi piacerebbe. Così sfrutta anche lui la pressione in giungla. Ciao Paolo, da quanto tempo? Ciao Ponge! Come stai, Pongino?
Sto a fare una cazzata, però. Sono matto io, ragazzi. Hey! Pensavi, eh? O c'è l'ulti di Ornn. Tocca girare di qua, tocca andare verso di qua, se no Ornn ci ulta. Che culo, flash, ecco. Una bella merda. Dunque, che è successo, Pongione? Io, dai, alti e bassi. Però tutto sommato ogni giorno sempre un piccolo miglioramento in più. Ho detto, quella cosa che mi fa un po' ancora star male, i dubbi che voglio togliermi, ma tanto ho capito che avere questo problema adesso non mi aiuterà in nessuna maniera, quindi sto cercando di scostarlo per ora. Giusto, giusto, Paulos. Te invece che ti è successo, bro? Che è successo, mate? Mi ha lasciato la ragazza 5-4 giorni fa, dopo 3 anni, marciapiede, dicendomi che aveva trovato uno streamer più bello di me. Abbastanzamente detto in parole povere che era finito l'amore da parte sua su di me. Yeah. Ma mi chiedo come fa a finire l'amore per un ragazzo del genere. È normale, Ponge, che lo sia. È normale, mate. È normale quando stai da solo, è normale. Ti posso dire, sai una cosa che mi sta aiutando molto? Leggere. Magari può aiutare anche te. Beh, Big, capito? Sì, Marcia, diciamo che quello che mi fa stare un po' male è il modo in cui sono cambiati, capito? Cioè che non l'ho capito appieno e molte altre piccole cose. E poi spero appunto in futuro di avere un confronto migliore con Vale per... in caso chiudere al meglio la relazione e comunque non avere... vabbè. Ah, bro, schio. Non mi dica che mi ha preso il curitorno, ma che stai di, bro? Oh, boh. Ma che è sto campione? Mi piace, mi piace. Ora mi sto leggendo il mental game del poker, che parla anche di mental, quindi non solo a livello pokeristico, ma anche di mental nella vita in generale. E poi mi leggerò Amore Liquido dopo. Spesso sono scuse. Sì, in linea teorica, in teoria, quando una persona ti lascia, neanche dovresti cercare un chiarimento, dovresti accettarlo e basta. Il problema è che il modo in cui è successo mi fa avere molti, molti pensieri a me, capito? Cioè, non è una cosa di cazzo, non mi ama più, punto. Ci sono state tante cose che... sono successi nel momento che è strano che sia stato quello, capito? Tutto qua. Ma magari può essere che tra 5 giorni Cobb 7 dico non mi frega manco più un cazzo, ciao. Non lo so. O può essere che tra un anno dico porca sera invece... bla bla, non so. Se la vi. Comunque, signor Ponge, le dirò un vecchio detto di un guardiano del villaggio. Di un saggio del villaggio, signor Ponge, ok? Poi lei la prende come viene. O comunque, ragazzi, in chat questo... questo è per tutti. Comprendo addirittura, bro. La vita va avanti, basta accettare. Pian piano. L'importante è fare le cose pian piano. Non c'è nessuna fretta. Questa è la cosa importante. Grazie, signor Rax. Dal settimo mese di PM, benvenuto dei cani cani. Sir, welcome back. Adesso dico questa cosa: c'è questo villaggio. In questo villaggio nasce un bambino che ha una dote impressionante. Andare a cavallo a 5 anni faceva le cose che la gente faceva dopo 20 anni di esperienza. Allora, tutto il villaggio acclama sto bambino dicendo: che fortunato sto ragazzo! Che fortunato, che fortunato. Ok? Tu sei lo scemo del villaggio? Fesso. Che fortunato. Quando il villaggio fu tutto riunito, il monaco, il saggio del villaggio, disse: vedremo se sarà fortunato. Il bambino va a cavallo, 18 anni, fa una gara, cade, si ruppe una gamba. Tutto il villaggio allora lì: oddio, che sfortuna, che sfortuna, che sfortunato, che sfortunato. Quando il villaggio si riunì di nuovo, il saggio del villaggio disse: vedremo se sarà sfortunato. Boom. Un anno dopo inizia la guerra. Lui ha ancora la gamba rotta, non può andare in guerra e tutti vanno in guerra. E tutti a dire: fortunato, che fortuna, ti sei rotto la gamba, che fortuna. Il saggio, un altro giorno nel quale il villaggio, assieme, disse: vedremo se sarà fortunato. Questo che ti fa capire? Che la gente deve farsi i cazzi sua. Però ti fa capire che magari certe volte uno non vede quello che gli succede adesso. Quello che ti succede adesso, magari tu non riesci a capire se sia una buona o una cattiva notizia, no? Per quanto possa sembrare strano, magari vedi le cose cupe. Però metti caso, ti sei lasciato dopo 5 anni, dopo 3 anni, dopo 7 anni, eccetera. E magari poi trovi veramente l'amore dato di te. Se non ti fossi mai lasciato, non l'avresti mai trovato, capito? O magari adesso ti riesci... ah, il saggio porta sfiga. Il saggio porta sfiga.
O magari tu adesso riesci a diventare meglio di quello che eri prima e non ci saresti riuscito senza questa rottura. Quindi magari non puoi sapere che è effettivamente una... Non ho detto questo, signor Ammon, se effettivamente è una brutta notizia o meno, capito? Suga, signora Fede. Questo. Però, we going slowly. Questo me lo sai da soli. No, non è quello. È il fatto che tu non puoi sapere se è una notizia troppo tardi. Ora mi tocca pregare gli alimenti. Perché avete... È incinta? Voglia di... Davvero, Ammon? Tutto perfettamente bilanciato, quindi non sai magari cosa ti accade. Può essere... Ci sono tante cose, Pongi, cioè... La vita è misteriosa. Trust the unknown. Io per piano sto adottando sto tipo di cose. Invece di rimpiangere il passato, che purtroppo non si può cambiare, cioè io stesso preferirei stare con Valentina in questo momento piuttosto che... stare isolino. Però, magari lo sa. Magari quel porco di Dio ha piani diversi per me. Chi lo sa, mate? Comunque è fine, vuol dire. Mi devo mantenere sto pezzente. Ah, comunque, Ammon, ecco che ti volevo dire. Io da Games Week vado via lunedì. Tu pure mi hai detto che vai via lunedì, giusto? Se te va e vuoi prendere il treno, a meno che non vuoi prendere l'aeroporto o l'aereo come vuoi tu, pranziamo, perché io ho il treno tipo alle 2:40, 2:30. Poi te lo confermo dopo su Telegram se ti va. E lì vedi, pranziamo insieme in stazione e poi partiamo da lì, capito? Tanto siamo allo stesso hotel. Se posso, sblocca anche la queue almeno per tirare giù le torri. Kamirashi non sblocco un cazzo. Ah, quindi ci sei anche te, Fede. Sì. No, no, io non dico Games Week, tipo il lunedì che io devo... Cioè, io non so come tornate voi. Io tipo lunedì torno col treno. No, quindi vado a Milano Centrale e torno col treno. Vedo. Sì, ho voglia, Ammon. Ho detto, magari se voi prendete il biglietto del treno lo stesso orario nel quale ce l'ho io, ci vediamo là e pranziamo lì, capito? In stazione. Diga, lasciate per il Io ho preso lo supporto, stesso hotel benvenuto di nei Ammon. Vigliani. Dormo lì. Vedi, easy. Ho pagato pure la Battipaglia colazione, Cafò così almeno Corrento nei per 20 Vigliani. euro per 2 giorni di colazione, Salve, porco. signor Canelupo, Signor sono assente Bat! da un po'. Mi scusi se sono stato assente, Ma che ma la scherza? ragazza ha la priorità. Non scherzo, ti stai sopra a tutto. Ti voglio troppo bene. Bat, ma grazie mille, bro. Grazie mille del supporto, signor Batteri. Benvenuto per i 40 mesi di Runo e le cani di cane. Sir. Welcome back. Dorme tra me e Federica, anch'io ho pagato la colazione. Ah, si vedi. Che tra l'altro io manco la faccio 2 volte la colazione, la faccio solo domenica e lunedì. Ah no, domenica e lunedì. Ho detto che va bene se dormi al centro. Ah, io devo dormire in mezzo a voi. Che cazzo, mamma e papà. Mamma e papà. Ciao Sasha. Io a Milano mi sono trovato addio allo Star Hotel Ego, a fianco a centrale. Bel campione Udyr. Udyr, che ne dici di morire dopo 10 minuti sotto torre? Vuoi dire, non credo che lo farò. Direi decisamente no. Direi decisamente no. Not today, eh? Not today. Ponge, tu di dove sei, mate? Messaggiato l'ho chiesto. Sacra? Sacra che? Cos'è sacra? Ah, ma tu che giochi giochi, mo che ci penso? Che comunque vedo spesso il live, quindi immagino comunque qualche gioco lo giochi in generale, no? A che giochi? Ad un cazzo, non gioca niente, veramente? Ma manco tipo giochi da tavolo, che ne so, con gli amici o cose di questo tipo? Boom. Tocca bella pure Tormel, mi sa. Il 25 voterà per il Sacro Romano Impero, vero? Io voterò contro il popolo italiano. Io sto prendendo più informazioni possibili sul popolo italiano. Tipo adesso sto sentendo che tutti odiano la Meloni. E io voto la Meloni. Voglio fare un dispetto, voglio fare solo i dispetti, voglio. Voglio essere un dispettoso. Capito? Questo sarà il mio modo di votare. Voglio essere una persona dispettosa.
Certo. Da tavolo un po' tutto. Ok, ok. Ma così te fotti da solo? Mate. Ah, hai capito? Te lo spiego, mate. Se lo prendi in culo a pecora o a cucchiaio, a te che te cambia? Sempre in culo lo prendi, no? Allora. Capito, togli di. Capito, togli di. Vai team, vai. Si è battuto. Ok, buono, buono. Va bene, andiamo back. Cambio dolore che provi. Questo non lo so, questo non lo so. Posso dire, è veramente bello comunque. Non credo che estremo MVP, però. Scusa, vedete, come fai a saperlo? Shhh! Magari il cucchiaio ci vuole più piacere. Sì, ma capito? Sì, sicuramente ci saranno posizioni in cui vuole più piacere rispetto ad altre. Il problema è che alla fine dei conti sempre in culo ti va, capito? Tu fai pure conto a fine giornata. Forza of Natura, no, andiamo di Bramble. Io farei una bella invece Forza of Natura, va. Arrivo. Molto bello, comunque avevo scaricato Fall Guys ma non ci ho mai giocato. È carino, mate. Giuro ci giochi con noi. Hullbreaker? No, no, no. Non faccio Hullbreaker. Vado per my group. Alla fine niente, Demonic Embrace. Lo scarico con la Switch. Se mi shit alla fine. È carino. Alla fine abbiamo più fatto Demonic. Boom. Bushare, bushare. Pusho bot e mid insieme. Pre-inhib. Che pigno. Porca troia della puttana di Ekko. Flash. Ma non mi sembra neanche che tanchiamo troppo, sinceramente. È vero che non sto vedendo neanche bene le cose, però. Drago che è la soul? Oddio, easy. Signorina Sasha. Oh, Sasha, grazie mille il supporto. Ora sta zanzara. Sachamb. Grazie mille il supporto, Sacina. Sacin, 13 mesi, terzo mese di streak, ribenvenuta nella Tana dei Lupi. Udyr uguale Diana 2.0. I don't know, bro. Diana, in realtà anche adesso è forte, ma prima era qualcosa di mostruoso. No, no, c'è Mumu, c'è Mumu. Dai, è man forte, Mumu, vai. Tutti e due senza mana. Andiamo a levare Pink. 13 mesi. Sasha, perché sei pure un po' andata afk, sennò sarebbero stati pure 18-19, secondo me, no? Come ragiona Riot Diana con il Sapphire Broken e il fiume Diana il non in Sapphire. True. Fate, fate.
that old woman. Like a seal. Diga. Lasciate per il sub e benvenuto nei cagni di cane. Beh. Il pad sottolineatura benvenuto. Costato via. Signori, il pad. Forse lo faccio così massimo. Addirittura così poco. Signori, il petu. Il pad. Che cos'è tu? 18 mesi di Twitch Prime. Che non dare top. E che fai, bro? A chi lo vuoi dare, se no? Signori, il pad. Grazie ai 18 mesi. Benvenuto nei cagni di cane, sir. Welcome back. Buono. G di un G di un G. Buono. Non so se saremmo MVP, però abbiamo giocato abbastanza bene. Vediamo la non nerfata, perché se poi aumenti i danni sulla fa comunque troppi danni. Sì, è vero, aumenta tanti danni. Dopo sto game facciamo un bello yogurtino. Build di guys, ora te la faccio vedere. E vai, Sasha, go. Ho buttato tutti gli scary points e li ho persi senza neanche pensarci un po'. Ho cliccato molto.